Rendere visibile l'invisibile, questo è il titolo del convegno che si è tenuto a Pontecorvo in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Un incontro nato con l'intento di informare e far conoscere questi tipi di patologie, voluto proprio da chi ogni giorno combatte con una malattia infiammatoria cronica, una colite ulcerosa, dall'età di 11 anni. Giovanni Zonfrilli. Purtroppo siamo malati invisibili e per farla conoscere questa malattia a più persone possibili. Giovanni, tu soffri di una colite ulcerosa dall'età di 11 anni. Sì, e è stata dura, però ce l'abbiamo fatta. Infatti ho voluto organizzare questo convegno perché con questa patologia mi ha dato la forza di andare avanti. Io conosco ormai Giovanni, praticamente sono 8 anni, è stato quasi il mio primo paziente, diciamo, da quando ho iniziato a lavorare al Bambin Gesù fino ad oggi, quindi l'ho sempre seguito in tutte le sue vicissitudini, quindi per me è veramente un'emozione oggi essere qui per lui, in un convegno fatto da lui, quindi era bambino e adesso fa un convegno, quindi una grande cosa. Un convegno che ha visto l'immediato supporto di tutta l'amministrazione comunale di Pontecorvo. Va supportata in tutte le evidenze questa cosa, uno appunto per informare chi non conosce questa cosa e poi non si può essere distanti da queste manifestazioni, da questi eventi. Relatori d'eccezione hanno voluto dare un prezioso contributo al convegno per rendere visibile l'invisibile. Non sono conosciute da tutti, c'è un ritardo anche nella diagnosi della malattia e noi vogliamo cercare anche con le società scientifiche e con le società appunto dei pazienti di cercare di appunto fare una diagnosi immediata, precoce, cercare di evitare le complicanze. Sono patologie in aumento soprattutto nei paesi industrializzati. E sono malattie che vanno seguite nel tempo perché non esiste una terapia causale, essendo l'eziologia ancora sconosciuta. Quindi è importante rivolgersi a centri di riferimento per iniziare da subito delle terapie appropriate. Uno dei rischi che ci può essere è proprio una malnutrizione, perché i problemi intestinali poi portano a non assorbire correttamente ciò che mangiamo e quindi il compito del nutrizionista è proprio accertarsi di queste problematiche e di come eventualmente poterle tamponare o cercare quantomeno di renderle meno possibile severe, insomma, per il paziente. E non bisogna tralasciare il supporto psicologico. Assolutamente sì, il supporto psicologico è fondamentale sia per il paziente che per le famiglie, quindi quello che noi diciamo sempre come terapeuti è quello di affidarsi a qualcuno che professionalmente possa garantire anche un recupero psicofisico del ragazzo, del paziente e della famiglia.